grave e chiaro tradimento da parte della star Elettra Miura Lamborghini nei confronti dei suoi antenati? Chissà cosa penserebbe Ferruccio di questa scelta. Potrebbe aver scelto una strada radicalmente diversa rispetto a quella dei suoi genitori e nonni. Eppure, Elettra Miura Lamborghini, star della musica e dei social network che tra l'altro porta nel suo nome completo anche l'identità di una delle supercar più famosa del marchio, la storica Lamborghini Miura, rimane pur sempre figlia e nipote di due imprenditori importantissimi. Elettra Lamborghini è infatti figlia di Tonino Lamborghini, importante imprenditore del settore dei motori e nipote di Ferruccio, storico fondatore dell'azienda che, si narra, decise di lanciarsi nel settore delle supercar per una questione personale aperta con Enzo Ferrari, non certo noto per il suo carattere facile. La Lamborghini ha però scelto un'altra carriera molto diversa. Infatti, Elettra ha scelto la musica. Nell'anno 2020 in particolare riesce a farsi conoscere dal grande pubblico con Musica e il resto scompare, singolo presentato sul palco del Festival di Sanremo che ha riscosso un certo successo, ultimo ma non per importanza il suo matrimonio ormai ufficiale con il famoso DJ Afrojack, una vera star nel suo campo. Elettra e il tradimento verso la famiglia. Immaginiamo tutti che quindi, la star della musica italiana o Twerking Queen, come ella stessa si è proclamata nel suo primo disco ufficiale, sia proprietaria di tantissime vetture del marchio Lamborghini, vero? Sbagliato, l'artista ha un garage molto variegato e, in barba alle aspettative, molte delle sue automobili non portano il marchio che ha nel proprio cognome, anzi, sono prodotte da aziende rivali rispetto a quella del nonno. Tra le varie auto che nel corso del tempo abbiamo visto guidare alla star della musica italiana troviamo ad esempio il SUV Jaguar Apache, un'alternativa mica male alla Urus di Lambo visto che ha un motore ibrido da 270 cavalli di potenza che gli permette di scattare da 0 a 100 in 7,3 secondi, interni estremamente lussuosi ed un costo di listino pari a 51.350 euro. La vettura è tutta rosa, in perfetto stile della cantante. Non è però l'unico grave tradimento verso l'azienda. Infatti, l'artista guida anche una Audi R8 Spider, auto da poco uscita di produzione che con un costo di 185.000 euro ed un motore V10 da 580 cavalli è una vera rivale delle sportive di Sant'Agata. Poco male, almeno il marchio Audi è parte dello stesso gruppo industriale di Lambo. In questo caso, l'auto è arancione ed è un regalo del marito di Elettra. Mica male come dono di nozze. No,